In Calabria sarà realizzata un'alta velocità vera, ma per vederla conclusa serviranno almeno 10 anni. A confermarlo al presidente della giunta regionale Roberto Chiuto è stata ieri l'amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani nel corso dell'incontro inaugurale del dibattito pubblico su uno dei lotti dell'opera, quello legato all'adeguamento strutturale della Galleria Santo Marco. È stato lo stesso Chiuto a riportare delle rassicurazioni di Fiorani. Ho parlato con Vera Fiorani perché avevo il timore che non fosse una vera e propria alta velocità, ma solo un adeguamento dell'attuale rete. Sembrerebbe invece che sia veramente l'alta velocità. Ci dispiace che quest'opera non sia inclusa in quelle finanziate dal PNRR, quindi vedremo la sua conclusione oltre il 2026. Quando si parla di alta velocità al sud, il PNRR copre gli investimenti fino a Romagnano, quindi fuori dalla Calabria. In Calabria invece a finanziare l'opera è il fondo complementare. Quindi, mentre avviamo il dibattito pubblico, è compito delle istituzioni locali e delle forze sindacali e datoriali a fare il sistema per chiedere al governo la giusta attenzione in ordine alle opere infrastrutturali e strategiche per la nostra regione. La stessa AD di RFI ha poi approfondito alcuni temi sul lotto di lavori per la Galleria Santo Marco e più in generale sul progetto per l'alta velocità. Quello per il lotto 2A, ha detto, è un investimento significativo per una galleria, una linea strategicamente molto importante per passeggeri e merci. Conteremo di avviare tutte le attività, finiti i processi autorizzativi entro l'anno e quindi lanciare la gara l'anno prossimo. È un investimento completo dal punto di vista ingegneristico, finiremo non prima del 2029. Questo progetto consentirà di velocizzare il percorso e avrà un grande effetto sulla possibilità che le merci dal porto di Gioia Tauro arrivino sulla costa adriatica, la linea con vocazione merci. Quanto ai costi per la realizzazione dell'alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria, galleria inclusa, Fiorani è stata chiara. Lo Stato ha già messo a disposizione le risorse finanziarie, sia la galleria che tutti i pezzi della Salerno-Reggio Calabria sono finanziati. Non intravedo un elemento di preoccupazione. Da settembre poi metteremo a dibattito pubblico i lotti che pongono dei temi di tracciato. Noi abbiamo fatto una valutazione tecnica del tracciato. L'AV deve essere accessibile per garantire la fruibilità. E poi sarebbe inutile progettarla a 300 km/h se per raggiungere quella velocità ci vogliono 38 km, ma noi poi la fermiamo a 40.